Una strada che corre dritta, come le piste su cui lui sfrecciava scrivendo pagine gloriose dell'atletica mondiale. A Termoli, quella che fino a ieri era via dello stadio, tra via Maratona e via dello sport, dunque sul fronte della toponomastica in ottima compagnia, c'è Viale Pietro Mennea. A distanza di 3 mesi dalla realizzazione del murale col suo volto, la Freccia del Sud in qualche modo è tornata a Termoli. Proprio qui, a qualche metro di distanza da quella che ora è la sua via, con una gara giovanile partì l'epopea del velocista che da Barletta, passando da Termoli, arrivò in vetta al mondo. Nel 1979 il primato mondiale sui 200 metri piani, conquistato a Città del Messico, un record che ha resistito per ben 17 anni, con il suggello, l'anno successivo, dell'oro olimpico conquistato a Mosca. All'inaugurazione, insieme a studenti del plesso di Via Maratona, Manuela Olivieri, moglie e presidente della Fondazione Pietro Mennea, Ruggero Mennea, cugino del campione, referente della stessa fondazione, amministratori locali e regionali. Attraverso l'iniziativa il comune ha inteso anche dare un contributo alla riqualificazione del quartiere, ha rimarcato Michele Barile. Dall'assessore allo sport anche un ringraziamento e un plauso a Fabio Belpulsi, l'autore del murale. Siamo qui per inaugurare l'intitolazione alla strada, ma anche per inaugurare quella che è stata l'opera muraria che è stata realizzata qualche mese fa dall'artista Fabio Belpulsi. Bello, un bel momento, siamo felicissimi e consacriamo questo momento. Belle e addirittura toccanti le parole della moglie, Manuela. Pietro era legato a Termoli, come dicevo, lui mi raccontava sempre di questa sua partenza importante da Termoli. Lui era qui a disputare il torneo, il trofeo delle leve dello sport a Termoli nel 1968 e la sera mi raccontava che vide la finale olimpica di Città del Messico in cui Tommy Smith batté il record e conquistò la medaglia d'oro olimpica e Pietro si disse chissà se un giorno. E proprio da qui partì, lui riuscì a battere il record del mondo proprio su quella stessa pista e riuscì a conquistare la medaglia d'oro olimpica l'anno successivo e quindi tutto partì da Termoli, lui me lo raccontava tante volte e quindi essere qui in questa città dove io ecco, l'ho sempre immaginata perché lui è una cosa che mi raccontava dicendo appunto bisogna avere un sogno, non pensare mai che l'asticella è troppo in alto perché bisogna porsi sempre un obiettivo, raggiungerlo, superarlo e porsene un altro. Questo era lo spirito che lui veniva dallo sport. Per questo io poi continuo quello che era il suo percorso e dire ragazzi, fate sport perché lo sport vi insegna a vincere nella vita come è stato per lui. Perché come dicevo, per Pietro diceva sempre, non è importante battere il record del mondo e vincere le Olimpiadi e io lo posso dire perché ho conquistato tutti e due, ma l'importante è vincere nella vita, cioè applicare lo sport che comunque è un portatore di valori perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince principi di giustizia perché vince il più bravo e non il più furbo. Quindi ragazzi, fate tanto sport perché vi insegna a vincere nella vita.